Onorevole, come si sente a presentare il suo libro qui oggi, considerando anche che i suoi genitori si sono conosciuti a Rocca di Papa, giusto? Ai Castelli, quindi a parte che qui a Frascati è un posto meraviglioso, quindi per me è un'emozione grandissima perché è un ritornare indietro negli anni quando si sono conosciuti mia madre e mio padre. Papà appunto era in un albergo a Rocca di Papa, suonava il piano, mamma sentì queste note musicali e poi si conobbero e da lì nacque tutto il resto, quindi è un'emozione grandissima. Da cosa nasce l'esigenza di scrivere il romanzo? Ma soprattutto dal mettere insieme i vari pezzi che mancanti, perché c'erano tante cose che non capivo, quindi è stato un ricostruire tutto quello che mancava, c'erano tanti non detti, tante cose che erano sospese e quindi io ho iniziato a scrivere su carta e foglio ed è uscito tutto quanto un flusso incredibile, senza, cioè non ho smesso mai, non è stata una cosa difficile, ho dovuto riflettere, no, proprio. E secondo me questa è stata una cosa positiva per me, ma anche il condividere con le persone è molto importante. Un racconto che potremmo definire catartico, giusto? Sì, è come fosse un libro di formazione, una catarsi, un capire delle cose, dirle soprattutto quando tu hai una gioia, un dispiacere o qualche cosa che non capisci, se tu lo scrivi viene fuori, emerge e quindi è una cosa importante perché la metabolizzi. Come riesce a coniugare l'eredità storico-culturale del suo cognome con la sua attività di scrittrice? Ma questo è stato diciamo un libro che io ho fatto che non è autobiografico perché non parla assolutamente di me, anche perché io sono piccola, io finisco il libro che ho 12 anni, quindi e questa è la mia famiglia e per me è una cosa naturale, sono nata e quindi ci sono varie dinamiche che fanno parte, sai, quando uno nasce in una famiglia che in fondo è una famiglia pubblica ci sono anche delle conseguenze, ma io ho voluto diciamo porre l'accento di elementi intimi, proprio privati di una famiglia pubblica. Dal punto di vista politico, invece, una domanda estemporanea. Quali sono le sue opinioni sull'attuale linea di governo in materia di politica estera? Non parlo di politica perché oggi presento il libro, non credo che voglio proprio separare i due ambiti, quindi io per il momento sono nel Partito Popolare Europeo, al Parlamento Europeo e lì c'è una visione diversa rispetto all'Italia. Ad esempio lì Forza Italia è importante perché è nel PPE e invece il partito della Meloni che è nell'ECR conta meno. Insomma, sono dinamiche molto strane, però insomma io credo che si debba fare sempre meglio. Ecco, la spinta è ad andare sempre per il meglio, non a stato di polizia, il turismo va incentivato, ma va incentivato ponendo per esempio con l'albergo e il bed and breakfast un equilibrio, non come si sta facendo in questo momento. Grazie onorevole. Grazie.